SBS del volume 108. Di nuovo ringrazio gli amici di One Piece Unity. E cosa dicono? In questo articolo abbiamo raccolto tutte le SBS del volume 108, le risposte di Oda alle domande dei lettori. Per semplificare il lavoro, la domanda sarà introdotta dalla lettera D. Vabbè, e la risposta di Oda dalla lettera. Buona lettura. Domanda numero 1. Ho una domanda riguardo i capelli di Sam Garling. Come sarebbero se li facesse crescere assieme alla barba? E praticamente esce fuori sta roba. È meraviglioso. Aspetta che zoom, così si vede anche da meglio. Cioè, è meraviglioso. È meraviglioso. Può andare al circo, ci fa saltare dentro gli animali, può fare cose. Un anello di cipolla, giusto Marco, giusto. Che meraviglia. Poi Oda-san, come sarebbe Ivankov se avesse mangiato il frutto Wo-Wo mitologico modello serio, cioè il frutto pesce modello drago azzurro a God Valley? E dice Oda, capisco, il destino a volte è sottile come un foglio di carta. Questo sarà uno spoiler per coloro che leggono solo il volume cartaceo. Mi dispiace, ma non volevo introdurre nella storia questo disegno ridicolo. Ed eccolo qua. Che poi è uguale alle fanart che abbiamo visto in giro, e quindi non è nulla di nuovo, anzi, è proprio una conferma. Il meme che diventa realtà. Esattamente, abbiamo fatto i meme e tutto il resto, e Oda ha detto sì. Ha detto proprio sì. Wario. Wario. Bellissimo. Terza domanda. Oda-san, ho una domanda. Va bene. Mi sono commosso leggendo in Vivre Card che la spada di Roger si chiama Ace. Detto che commuoversi per una cosa. Volevo chiederti la forma umana della spada di Roger, quindi l'antropomorfizzazione. E dicevo, ho ricevuto molte richieste su questa cosa, siete ingiusti. Ora non ho altra scelta se non disegnare la forma antropomorfa della Ace. Bene, allora ne voglio disegnare una davvero bella, quindi questa è la forma antropomorfa dell'amata spada di Roger, la Ace. È proprio un bel lavoro da parte mia. Eccolo qua. È un motociclista infernale. Somiglia un po' al vecchio Cenere, comunque, col pizzetto, gli occhiali. Cioè, la spada di Roger è il buon Cenere. Senza i capelli, ovviamente, qua. Questo è un Cenere infernale di un universo parallelo dove non ha la chioma fluente. È proprio lui. È proprio il buon Cenere. Cenere, se ci sei, batti un colpo. Sei tu. Uno dei tuoi tanti ste nei vari universi. Bellissimo. Salve Oda Sensei. Nel capitolo 1058 Crocodile ha menzionato che Mihawk era chiamato cacciatore di Marine in passato. È in qualche modo collegato al motivo per cui Mihawk si è unito alla flotta dei sette, ai sette corsari? E dice Oda, il passato di Mihawk racconta una storia di rancore nei confronti dei Marine e di un uomo che ha subito un grande tradimento. Attenzione, questa è molto interessante, perché poi, se vi ricordate, io e il buon Cenere, durante il 25esimo parallelo abbiamo parlato molte volte della similitudine tra Mihawk e Crocodile, il loro modo di vedere la vita, c'è per forza un tradimento, una delusione, qualcosa nel loro passato che ha rovinato e modificato la loro visione della pirateria. E quindi capiamo. A questo proposito, come dice Crocodile, loro due hanno qualcosa in comune, essendo persone solitarie che non si fidano degli altri, per l'appunto. Ed essendo entrambi persone ormai stufe di vivere. I membri della flotta dei sette non vengono inseguiti dai Marine, quindi immagino si sia unito alla flotta per quel senso di pace e tranquillità. Detto ciò, ora che ha perso quella posizione, l'idea di rimanere sotto l'ombra di Buggy è la stessa, insomma. Quindi si è unito a Buggy proprio per non avere problemi. Vecchio cuore, vero contadino. E qua c'è l'immagine, no? Quando gli dice, io e te siamo simili, bla bla bla, e cose del genere. 5. Domanda. Morgans è un uccello incapace di volare della razza dei Mink? E dice Oda, allora, non ci sono specie di uccelli tra i Mink. La razza dei Mink è composta da animali umanoidi dal pelo soffice. Infatti Mink, come dicevano i Mink stessi, è il nome che loro danno alla loro pelliccia. Infatti se dovessimo tradurlo o adattarlo in italiano,
non è visoni, ma è pellicciati. Perché in Giappone il mink è sì il visone, ma è intesa anche la pelliccia. È il nome con cui dal Giappone chiamano le pellicce, il mink, la mink, la minchia. Quindi, quello è. E dice, detto ciò, Morgans ha mangiato il frutto Tori Tori, quindi avis avis, uccello uccello, modello Albatros, come c'era scritto anche nelle Vivre Card, ed è sempre nella sua forma ibrida. Mi chiedo quale sia il suo vero aspetto in forma umana. Chissà, chissà qual è la risposta a questa domanda. Chissà qual è la risposta a questa domanda. Perché ovviamente il dubbio viene un po' a tutti, no? chissà. Potrebbe essere la fit. Potrebbe essere un villain a caso, potrebbe essere Midos, potrebbe essere Jinbe in forma ibrida, il fratello gemello di Crocus, Jin l'orco, Rox, giusto. La risposta probabilmente non la sapremo mai. Di quale ciurma pirata fa parte la bellissima ragazza che ha abbracciato Shanks? Anch'io voglio essere abbracciato da lei. Qua purtroppo non si vede. Vediamo se ricaricandola... Ok, ora è arrivato. Oh, lei è l'Inaria dei pirati Farfalla Notturna, quindi Marifalena, chissà. Venne salvata da Shanks quando era una bambina. Che è questa tizia qua, insomma. Adora Shanks e da lui è stata ispirata a diventare una piratessa. Lei è una pericolosa piromane. Questa non l'avevo letto. Bellissimo, è una piromane. È amica mia. Dall'epiteto Linaria, la ragazza di fuoco. Il suo motto è seguirò Shanks. Infatti lui è particolarmente schifato perché a lui piace essere toccato solo da Barba Nera. Per favore aiutami. Quando dico alla mia ragazza di sparare dalla sua luce e capezzolare come Franky, non si ferma. Attenzione. Cosa dovrei fare? Per favore colpisci anche me, dice Oda Flash. Chiedo alle amiche in chat di cosa ne pensano di questa domanda, di questa risposta del buon Oda. Capiamo. Domanda numero 8. Riguardo all'obiezione rivolta a Garp nell'aula dei Marine, per favore dici chi è l'ufficiale donna della Marina che ha detto tutte le vite sono uguali. Che è questa tizia qua. E dice, è una subordinata del viceammiraglio Tsuru, che è diventata a sua volta una viceammiraglio. Il suo nome è Ototogisu, nome di un uccello, il cuculo minore, che riprende il pattern dei nomi degli uccelli che Oda sembra aver utilizzato per alcuni marine, come Tsuru, Kujaku e Ibari. Bene. Infatti è questa qui. E si vedeva anche nel flashback di Doflamingo, mi sembra, credo, forse, quando era più giovane. Vediamo. Ci sono cittadini normali sull'isola dei pirati a Chinosu? No, dice Oda, sono tutti dei farabutti là. Sono ex criminali a gestire le strutture locali. Nonostante sia una zona fuori legge, ci sono comunque delle regole tra i farabutti. Harry Pattern! È bellissimo Harry Pattern, è bellissimo, che meraviglia. Domanda numero 10. Odachi, ascoltami, ho pensato ad un nuovo frutto del diavolo. Hi-ha! Il suo nome è frutto Bye Bye, letteralmente doppio doppio. Il possessore diventa un uomo doppio in grado di raddoppiare qualsiasi cosa. Usalo per favore. Hi-ha! Totalizzato 5 punti al test. Grazie per l'idea. Ho totalizzato 5 punti al test, Kun. Procedi e mangialo per raddoppiare il risultato del tuo test. Ma credo che non sarà sufficiente. E lui ride. E noi insieme a lui ridemmo fino alle lacrime. Cheat. Ciao Daci. Quelle che sembrano le orecchie di Kuma sono in realtà i suoi capelli? È stata Ginny a formare quelle simpatiche orecchie per Kuma? In realtà sono i suoi capelli spettinati. E dice il termine inglese usato è bell hair, che fa riferimento ai capelli scompigliati e spettinati di uno quando si sveglia. Cioè i miei sempre.
perché io mi sveglio così e così rimango tutta la giornata. Cioè, voi vi vedete alle 4, alle 5, alle 2. E io ho i capelli da appena sveglio, sempre, sempre, anche adesso. Vedete? Il tiranno di Bel Air. Assolutamente, mi piace un sacco. Il principe di Bel Air, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. 12. La Vega Cola ha un gusto originale prodotto da Vegapunk? Per favore, voglio sapere da Frankie Sun se ha un gusto super dal grande club di indagine su One Piece di Yamaguchi. E arriva Frankie, dice, ma certo, ha un sapore geniale, super! E Oddi dice, sembra che abbia un sapore geniale, quindi confermato, confermato. E qui c'è il panino del Mackey. Non so se c'è qualche vecchio cuore antico che si ricorda la pubblicità del Burghi, prima che arrivasse McDonald's in Italia, tanti anni fa. Vediamo se c'è ancora su YouTube. Spot Burghi. Questo qua. Questo qua. Mamma mia, che ricordi. Che ricordi. Che ricordi infernali. Pazzesco. Pazzesco, pazzesco. Meraviglioso. Poi arrivò McDonald's. Pietro Baldi, vero Jim? Beh, sì, eh sì. Tu cuoche, Pietro. Ho tradito tutto, perfino la morte. È proprio... Ho tradito tutto, perfino la morte. È proprio lui. Allora, non voglio avere mal di pancia, quindi ti faccio una domanda. Posso mangiare la testa, no, la mela sulla testa di Vegapunk? Certo, ma poi ti verrà il mal di stomaco. Perfetto, perfetto. Avevo anch'io i pupazzetti, zio, li avevo anch'io. Meraviglioso. Puoi dirmi gli hobby di ogni membro della S.W.O.R.D.? Vorrei sapere quelli di Kobe, Drake-san, Ibari-chan, Grass, Kujaku-san e El Meppo. Il modo in cui li chiami per nome è interessante, lol. Ovviamente qua ci sono dei discorsi proprio di gerarchie. Cioè, Kobe lo chiama per nome, Drake gli dà del lei, a Ibari c'ha il vezzeggiativo, Grass gli dà del tu, a Kujaku gli dà del lei e al Meppo gli dà del tu. Quindi a Kobe, Grass e il Meppo gli dà del tu, a Drake e Kujaku del lei, e Ibari praticamente la chiama con un vezzeggiativo tipo Ibarina, qualcosa del genere. Tanto ringrazio anche Mr. Paolo Isi, vecchio cuore, che si è riabbonato, e prima anche il buon Emanuele, che me lo sono perso, che dice, chissà che frustrazione per Dragon, l'unica cosa buona che ha fatto è stato inseminare la moglie, il figlio in 3 anni ha fatto di più di lui in tutta la vita. È così. È così. Però, se è un vero padre, dovrebbe essere fiero del figlio, no? Perché bisogna essere sempre fieri del lavoro dei propri figli. Quindi Drake è un amante dei rettili, al suo figlio, questo già sapevamo delle vecchie SBS, infatti già lo dicono anche qua. Kujaku, domare gli altri, perché si guarda c'aveva la frusta, no? E fare dolcetti. Poi, a Grass, campeggiare in solitaria e ballare. Ovviamente è un onanista. A Kobe piace pescare e allenarsi. Quindi a Kobe piace il pesce, interessante. A Ibari piace la fotografia e collezionare borsette. Mentre al Meppo piace la moda, passeggiare e mangiare. Molto bene, molto bene. Infatti il Meppo era sempre molto fashion, con gli occhialini e tutto il resto. Bene, domanda, qual è il nome della nuova nave della Cross Guild? Si chiama Big Top Blaster, quindi Big Top Burasta Go. Bellissima, bellissima. Quindi Big Top era già il nome della nave di Buggy, l'hanno semplicemente potenziata proprio in virtù di questa grande alleanza. Per quanto riguarda Kinderella, che è la moglie di Wapol, se vi ricordate, quali altri lati positivi vede in Wapol oltre i suoi soldi? Il suo aspetto, il suo cuore, la sua autorità? Solo i suoi soldi. Vera rivista. Quindi è sposata con Wapol per i sordi. E il fatto che adesso Wapol sia latitante, no? Chissà, Black Drum, cosa sta succedendo. Salve Oda Sensei. Quelli che hanno recuperato i libri del lago di Ohara, eccoli qua, sono Irudin, Gerd e Goldberg. Ah, vedi, anche qua. Quindi l'ha confermato proprio qua. Dei nuovi pirati guerrieri giganti? Hai buon occhio, è vero.
Ci sono molti giganti che sono andati a Ohara, ma quelli che hanno recuperato i libri sono questi tre. Mi chiedo chi sia il loro capitano. Ma vatte a pigliare. Che barbone. Oda-san, ho una domanda. È stato Wanze a preparare il ramen che viene mangiato da Kizaru e dagli altri Marine? Cosa? No! Sai come prepara il ramen? E hai chiesto questo, vero? Guardate, lo tirava fuori dal naso, no? È così disgustoso. No, non è stato lui. Su quella nave ci sono un ammiraglio e uno dei cinque anziani. Quindi il quartiere generale della Marina ha inviato uno dei quattro capocuochi, chiamato Komakoff della cucina invernale, per accompagnarli. È stato lui a prepararlo. Quindi Yon Ryoch Rich significa necessariamente quattro capocuochi. Ecco. Ma è bellissimo! Sembra un alluce! Cazzo, aspetta! No, non il con... Aspetta, no, non lui! Questo! Non so se vi ricordate questo cartone animato, lo facevano negli anni 90. Little Dracula si chiamava. E c'erano sti ceffi bruttissimi. Aspetta, non c'è una cacchio di wiki. Se no mi sto confondendo con qualcos'altro. Aspetta. Voglio vedere i personaggi. Non ci sono i personaggi. Volevo farvi vedere i personaggi di sto cartone animato. Ce n'era uno che ci somigliava un sacco. Sì, lui è, si chiamava Garlic qualcosa. Però mi ricordava qualcun altro. Non mi ricordava questo. Forse mi confondevo con questo qua, che era sempre nello stesso cartone animato. Però chi è che mi ricorda? Aspetta, con quegli occhialini così. A parte uno della Franky Family, ma è un cartone animato esterno, con sti occhialini balordi. Boh, mi verrà in mente. Però non me lo ricordo in questo momento. Bravo, quello dei Minions! Bravissimo, è quello dei Minions. È il dottore dei Minions. È proprio lui. Pensavo proprio a lui. Il dottor Nefario. Bravo. È il dottor Nefario. Bravo. Ho fuso un po' di roba. È proprio il dottor Nefario. Che meraviglia. È proprio lui. È il dottore. È lui, guardatelo. È il dottore. Capolavoro. Proseguiamo. A tutti i draghi celesti vi odio. Ti capisco, li odio anch'io. A proposito di questa cosa, mia moglie è arrivata a leggere alle Sabaudi e ha visto i primi interventi dei draghi celesti sulle persone. È rimasta particolarmente sconvolta e gli ho detto: ancora non hai visto niente. E poi ha letto due o tre frasi dette da Kid durante la casa d'aste. Grazie, sono Dav che si è abbonato, grazie mille. E ha detto: cazzo, ma Oda è schieratissimo, è di una cattiveria politica incredibile, non me l'aspettavo. E ha detto: eh sì, e ancora non hai visto niente, gli ho detto. Quindi, capiamo. Domanda. Ciao Odaci, buonasera. Leggendo One Piece ho notato una cosa. Durante le lotte, Luffy e gli altri dichiarano sempre i nomi delle loro mosse. Succede qualcosa di positivo quando lo fanno? Da il nome di Kokasasuo Kabuto e Kokasasuo Abuto. Vabbè, ste cazzi. Capisco, no, non succede nulla. Semplicemente i manga sono fatti così. Detto francamente, è per fare in modo che i bambini possano imitarli. E qua sta spiegando come funziona il manga. Ad esempio, quando Akun vuole allungare il suo braccio, gli dirà Gomu Gomu no Pistol. Ma il suo braccio non si allungherà veramente. D'altro canto, B-Kun griderà "Ah!" e si comporterà come se fosse stato colpito veramente. È una questione di intesa tra Akun e B-Kun per quanto riguarda il Gomu Gomu no Pistol. Se Akun gridasse "Ya!", B-Kun risponderebbe con un "Eh?". Un manga deve proporre diverse modalità di intrattenimento per i lettori. Mi rivolgo agli adulti, non siate timidi e provate queste cose nei vostri uffici anche voi. Voi non sapete, ma ci fu un periodo qualche anno fa dove io tutto d'un tratto
cominciai a rompere le scatole a mia moglie facendogli gli suon arabesque di Mr. Tu. Così. Perché di sì. E lei mi imbruttiva. Ora sa cos'è, ha capito ora, perché adesso ha letto poi Arabasta, ovviamente. Però io mi diverto. Io ho ancora quel piccolo bambino idiota in me che mi fa divertire. Ultima domanda, perché lei è anche lei divertente, Monkey. Anche lei è divertente, lei mi imbruttisce di rimando. Non è che la picchiassi, le dessi le botte. Io ci posso suonare arabesque così, facendo finta. Ah. E dice, domanda ultima. E lo so che ho 3 metri di gamba, è proprio per quello. Cosa hanno in comune Nami, Reiju e Viola? Oltre al design, ovviamente. Ti do un indizio. Sono rotonde e morbide. Sono le loro tette Coppa J. 30 cm di circonferenza. Da Sanada. Capisco, buono sapersi, ma col cavolo quello è Sanada. La storia questa volta ha un tono più serio, quindi sei l'unico che non volevo ci fosse. Ci vediamo al prossimo volume. E così finiscono l'SBS con Sanada che parla delle zucche di Nami, Reiju e Viola. Qua chiaramente c'è la copertina, molto bella. Ah, giustamente, volevo farvi anche vedere questo, che poi hanno ridisegnato il capitolo... che non era più bello, no? Se vi ricordate che era tutto abbozzato in matita, quindi alcune tavole sono state poi sistemate e tutto a posto, quindi nel volume sarà molto bello da vedere. Non vedo l'ora che il 108 poi venga pubblicato. Magari me lo compro in Giappone, potrebbe essere una bella occasione per comprarmi il volume in Giappone, effettivamente. Poi magari poi, ecco, lo compro un paio e poi magari uno ve lo regalo, capiamo? Capiamo, potrebbe essere un bel regalo il volume 108. Che ne dite? Bene. Io vi saluto, vi ricordo che dovrebbe uscire a brevissimo l'articolo del Buon Cenere su One Piece Mania. Noi ci vediamo questa sera alle ore 21 per la Fatal con la traduzione del Mala, la lettura di Dado, le opinioni mie e del Buon Cenere. Non dovrebbe esserci da Mind questa sera perché è impegnato con Lorenzo, che vanno al cinema, mi hanno detto. E quindi ci vediamo questa sera. Un baciozzolo su YouTube. O su Twitch, sul canale Bikercraft, ovviamente. Buon pranzo! Buona domenica, divertitevi. Grazie a tutti quanti.